Ciao a tutti. In questo video vorrei leggervi qualche mia poesia che ho dedicato alla cultura e alla saggezza. Premetto subito che la cultura è diversa dalla saggezza. Saggezza e sapienza sono una cosa, la cultura e la conoscenza sono un'altra cosa. E infatti questa mia poesia l'ho intitolata Cultura e saggezza. La cultura e la conoscenza si acquisiscono studiando, ma la saggezza e la sapienza accadono col tempo. La saggezza può servirsi del sapere, che non deve frenare il viaggio verso il cuore. La saggezza è nel cuore. Quindi, la cultura, la conoscenza e il sapere si acquisiscono studiando, leggendo libri. Invece la saggezza e la sapienza accadono dentro di noi col tempo, con la vita, con l'esperienza. E quest'altra mia poesia l'ho intitolata Sapienza e cultura. Sapienza è un alto grado di conoscenza. Questo accade con l'esperienza. Anche un analfabeta può farne scienza. La cultura s'acquista studiando, ma fattibilmente, acculturando, può anche non diventare sapiente. Non attaccamento occorre, ma dubbi sempre. Quindi, cosa ho voluto dire con questa poesia? Che la sapienza è, come ho detto prima, un alto grado di conoscenza. È la conoscenza, diciamo, nel senso più assoluto, più ampio, nel senso più universale. E accade con l'esperienza, e questo accade con l'esperienza, accade dentro di noi, nel nostro cuore. È anche una persona che non ha mai studiato, che non è acculturata, può assaporare la saggezza, la sapienza. Quindi anche nel cuore di quella persona può accadere la sapienza. La cultura, invece, il sapere, si acquista studiando, leggendo libri, riviste. L'acculturando però, colui quindi che sta apprendendo, che sta studiando, ma anche l'acculturato, colui che ha già studiato, che non va più a scuola, possono anche però non essere sapienti e non diventarlo mai. Può anche accadere. Cioè non è detto che una persona colta sia diventi anche sapiente. È facile che accada, però accade anche il contrario, accade che non accade. Occorre apertura mentale, non attaccamento, occorre mettere sempre tutto in dubbio, tutte le cose che leggiamo, che ci insegnano, bisogna sempre dubitare, ragionare, far funzionare l'intelligenza per venire alle cose vere, alle cose che valgono davvero, perché non tutte le cose che leggiamo, non tutte le cose che ci insegnano sono cose vere, sono cose diciamo giuste, sono tesori. Molte cose che leggiamo e che ci insegnano sono immondizie. Ma col nostro cervello noi, se lo usiamo, possiamo ben rendercene conto e non dobbiamo accettare tutte le cose che il mondo esterno ci trasmette a scatola chiusa. Il dubbio. Per raffinare l'intelligenza, il dubbio occorre. Il continuo sperimentare, il fare esperienza. Solo il dubitare porta alla verità. Il continuo scremare dalle cose vere le falsità. Scremare
strada ardua da percorrere, difficile proseguire, fra afflizioni finire e umiliazioni subire. Ma la verità non tarda ad accadere. Cercare, farsi strada, scorgere il cielo, dolce arrivare. Quindi abbiamo, come ho detto prima, per raffinare l'intelligenza occorre il dubbio. Dobbiamo sempre dubitare e ragionare sulle cose. Dobbiamo sempre sperimentare le cose, cercare di fare sempre esperienza di ogni cosa. Perché solo il dubitare porta alla verità e porta alla saggezza. Verità e saggezza vanno insieme. Quando accade la saggezza, accade anche la verità. Quindi dobbiamo continuamente scremare le cose vere dalle falsità che ci propina il mondo esterno. Prima ho detto che molte cose che ci insegnano sono immondizie. E lo ripeto ancora, è vero. Però con questo non voglio dire che chi ci ha insegnato quelle cose l'abbia fatto con malafede. L'ha fatto semplicemente perché anche lui, diciamo, ha commesso l'errore di non ragionare su quelle cose e dunque non si è mai accorto che quelle determinate cose che lui sa e che insegna agli altri sono in realtà sono cose inesatte. Quindi è difficile, però il fatto è che chi mette sempre in dubbio tutto, diciamo, vive una vita un po' più complicata, un po' più difficile, si soffre, ci deridono, ci umiliano, ma noi dovremmo, no, non dovremmo mai demordere. Perché la verità accade, prima o poi accade, e la saggezza anche. Dobbiamo farci strada fra le nuvole per scorgere il cielo limpido, la luce del sole. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Sapere Cultura 2. Il sapere viene dall'esterno, la saggezza viene dall'interno. Sapere implica il passato, la saggezza è il tutto assoluto. Saggezza è eternità del presente, di questo momento, risposta consapevole, pace immanente. Sapere è duale, bene e male, bello e brutto. Saggezza è l'uno del tutto. Saggezza contiene in sé bene e male, nulla distingue, le divisioni estingue. L'esistenza è un tutt'uno, perfetta unità, un dipendere ciascuno, un'intrinseca totalità. La saggezza è esperienza, il sapere è scienza, saggezza è esistenziale, il sapere è intellettuale. Occorre apertura mentale, predisposizione ad accettare la verità totale che non tarda ad accadere. Quindi, in questa mia poesia, che ho voluto dire? Che, come ho detto prima, il sapere viene dall'esterno. Insegnanti, libri, televisione, riviste. La saggezza invece accade dentro di noi, nel nostro cuore, viene dall'interno. Il sapere implica il passato. Perché? Perché gli insegnanti ci stanno trasmettendo cose che loro hanno appreso in passato, da uomini che in passato hanno fatto determinate scoperte e le hanno, diciamo, rese pubbliche. La saggezza invece è il tutto assoluto, comprende il tutto, comprende passato, presente, futuro e comprende ogni luogo, ogni posto del mondo. Magari gli insegnanti a scuola ci insegnano solamente le cose
della nostra terra, le cose della nostra Italia, ci insegnano solo la nostra religione. Però nel mondo ci sono centinaia di religioni, centinaia di nazioni e, diciamo, lo scibile umano non si ferma solamente all'Italia, ma comprende tutto il mondo. Quindi il sapere è un qualcosa di più limitato, la saggezza invece è un qualcosa di universale, che comprende tutto lo scibile umano, ogni tempo, ma soprattutto l'adesso, il presente. La risposta consapevole, la risposta consapevole del presente. Spesse volte ci capita di rispondere, di reagire ad una situazione secondo, diciamo, un insegnamento passato che ci hanno dato e noi, diciamo, così mi hanno insegnato e così faccio, così mi comporto in questa situazione. Ma non è molto esatta questa cosa perché noi non dobbiamo agire a seconda del passato, dobbiamo agire nel presente. Perché quella situazione potrebbe essere un po' diversa dalla situazione passata in cui è stata data quella risposta. Noi dobbiamo rispondere consapevolmente a quella situazione adesso, di adesso. Dobbiamo dare una risposta fresca, presente, consapevole adesso. Questa è la saggezza. E tutto questo dona libertà diciamo, da vecchi insegnamenti, quindi libertà dal passato, e dona la pace, la gioia. Il sapere è duale, bene e male, bello e brutto, classifica sempre bianco e nero. Invece la saggezza è l'uno del tutto. La saggezza, il sapere dice la medaglia ha la testa e la croce. Invece la saggezza risponde, la medaglia è una. In realtà non è due, è una. Cioè sono due facce in una. E non può che essere così. In realtà la medaglia è una. Le facce sono due. E non potrebbe esistere una medaglia senza due facce. Quindi la saggezza contiene in sé bene e male. Bello e brutto, alto e basso. La saggezza è, diciamo, la totalità, comprende la totalità, estingue le divisioni. La saggezza, quindi abbiamo detto che è esistenziale, cioè è legata alla vita, è connessa alla vita, alle esperienze. Il sapere invece è più intellettuale. È sui libri e nelle scuole, anche in televisione, per quel poco che ci insegna la televisione. Occorre apertura mentale, occorre il dubbio, occorre flessibilità mentale, predisposizione ad accettare anche una verità diversa da quella che ci hanno insegnato. Che spesse volte accade che noi ci fossilizziamo sulle cose che ci hanno insegnato. No, da bambino io ho appreso che è così e non mi discosto da questo insegnamento, invece è un insegnamento sbagliato. Bisogna cambiare, perché la saggezza dice questo. Bisogna cambiare, bisogna accettare anche che in passato ci hanno insegnato una cosa sbagliata. La saggezza è anche comprensione. La comprensione è sempre nuova, sempre vergine, è del presente. Un vedere la realtà a prescindere. È pura intelligenza, cristallina sapienza, una risposta attuale che non nasce dal passato, fresca, totale, una risposta sincera, nessuna ipocrisia, assenza di memoria, pura consapevolezza d'agire. La comprensione è semplice, diretta, sostanziale,
Dalla comprensione nasce la risposta, frutto di attenta valutazione dell'attuale questione. Nessun automatismo, pura comprensione. Dalla comprensione nasce orsì la fiducia nella vita, nel presente, nelle esperienze da vivere personalmente. Vi scaturisce compassione ed empatia, il vedere l'altro per com'è, totalmente, da sentire ciò che egli sente. Questa è comunione, condivisione. Un silenzio immenso, una trasmissione d'energia da cuore a cuore senza mediazione. Come ho detto prima, la saggezza è anche risposta, vera comprensione del problema e risposta consapevole, che non nasce dal passato, dalle esperienze passate, ma nasce dalla nostra intelligenza adesso, dal nostro cuore adesso. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata A chi non ha potuto studiare. Ai bimbi e alle genti che non possono o non hanno potuto studiare per povertà, patimenti, guerra o fame. C'è una conoscenza che va oltre la cultura, è quella del cuore. Tanti sono i dotti, poveri illusi, che non sanno amare e neanche vivere. Chi poco istruito, ma che vive con buon senso ed essenziale, conosce il segreto del sapere sublime. Non demordere se non sai leggere le parole, ma sai leggere il cuore di tutte le persone e scrivere nel tuo eccelse d'amore. Credo che la saggezza e la sapienza siano veramente la cosa più democratica che possa esistere, perché sono per tutti. Come lo è Dio, come lo è l'amore. Mentre la cultura magari ci vogliono i soldi per studiare, ci vogliono le scuole. Invece la sapienza non ha bisogno di tutte queste cose. Può accadere dentro chiunque, anche nel cuore di una persona che non è mai andata a scuola. La reputo bellissima questa cosa. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Ragioniamo. Alleniamo i nostri muscoli, ma poco la nostra mente a pensare, a ragionare, a recensire ciò che ci servono i media e gli insegnanti, i libri e le riviste. Culinarie creazioni, belle, allettanti, ma che in bocca lasciano spesso latenti un retrogusto amaro. Vagliamo, accertiamo, ragioniamo. Acquistar merce ad occhi chiusi può costar caro. Come ho detto prima, ragioniamo sempre sulle cose che ci insegnano. Vagliamo, accertiamo, ricerchiamo, cerchiamo. Non è male fare queste cose. Non è male ragionare. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Vanno compresi. Il male, la cattiveria, l'egoismo, gli screzi, l'avarizia, i dispetti, la violenza, i pettegolezzi vanno compresi, vanno capiti, vanno trascesi. Osservati per coglierne la tristezza e i limiti della mente umana che fabbrica continuamente eccellenze ed immondizie. Ognuno le può comprendere e superare, trascendere, con l'infinita consapevolezza. Il mare che, come l'amore, abbraccia ogni scoglio, levigandone i dolori. Quindi dobbiamo sempre cercare di comprendere, di capire ogni cosa. Comprendere col cuore, comprendere con la saggezza. Che abbiamo dentro con la consapevolezza, comprendere adesso, nel momento presente, senza rifarci ad alcuna esperienza, comprendere adesso, vivere il presente. E il male, la cattiveria, gli screzi, l'egoismo, sono tutte, la saggezza cosa dice? Sono tutte
la consapevolezza cosa dice? Sono tutte povertà umane, miserie umane, che vanno capite, vanno comprese per poterle trascendere. E quindi, grazie a questo, possiamo benissimo non rispondere con la violenza a chi ci usa violenza, nei limiti del possibile, cercando di ragionare. Se poi la persona insiste, dobbiamo difenderci. Però dobbiamo sempre tendere a capire e a voler instaurare il dialogo, a non rispondere con un'altra offesa quando una persona ci offende. Perché dobbiamo capire che quella persona è in preda alla sua mente, è in preda ai suoi tormenti, è in preda al suo nervosismo, alla sua rabbia, alle sue povertà, alle povertà di tutta l'umanità. Dobbiamo quindi la saggezza, la consapevolezza, la verità ci aiutano a trascendere le tristezze dell'umanità, le nostre bassezze, la precarietà della condizione umana, le precarietà degli uomini, degli esseri umani. Spero vi sia piaciuto questo mio video. Grazie. Quindi mi raccomando a non fraintendermi. Studiate, leggete il più possibile perché fa bene. E ascoltate le lezioni in classe. Mi raccomando, studiate perché fa bene. Però mettete sempre tutto in discussione. Sempre tutto in discussione. Non accettate tutto a scatola chiusa. Perché mettendo in discussione il nostro cervello funziona, diciamo, si allena e può benissimo portarci alla saggezza e alla verità, all'amore, al buon senso, per il bene nostro e per il bene di tutti. Grazie, a presto, ciao.